Scopri il Molise è un progetto ideato per promuovere il territorio, i prodotti locali e i comuni dell'entroterra molisano. Con Scopri il Molise vi presenteremo tre documentari, il primo dedicato ai sapori, il secondo dedicato alla storia, il terzo dedicato alla natura. Siamo a San Giacomo degli Schiavoni, in provincia di Campobasso, un piccolo borgo a 176 metri dal livello del mare e a poco più di 4 km dalla costa molisana. I suoi abitanti, 1438, si distribuiscono sul territorio con una densità di circa 120 abitanti per chilometro quadrato. Il suo territorio si dispiega su tre frazioni, Ponticelli, Solagne e Colle della Stella. Confina con i comuni di Termoli e di Guglionesi. Il clima è caldo e temperato. Nel corso dell'anno le temperature medie stagionali variano di circa 16 gradi centigradi. Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l'ha già creata. In ogni passeggiata nella natura, l'uomo riceve molto più di ciò che cerca. In questo primo documentario vi presenteremo San Giacomo degli Schiavoni e i suoi sapori e inizieremo partendo proprio dal cuore della natura. Il territorio di San Giacomo degli Schiavoni offre tantissimi prodotti locali di eccellenza. Iniziamo presentandovi il sapore più dolce che la natura può offrire, il miele proveniente dall'azienda apistica Lumiele di Daniele Luigi, situata in Contrada Croce. Siamo in compagnia di Luigi Daniele, apicoltore locale da quando? 3 anni fa ho iniziato per passione con una decina di arnie, poi man mano sono cresciuto, mi è piaciuto tantissimo, tant'è che ho ingrandito e ho fatto un po' di esperienze nel settore, perché sono partito dal nulla, solo per passione, e adesso ne ho 70 di arnie. Riesco a produrre dai 20 kg ad arnia di miele fino a 30, dipende dalle annate e dal clima, soprattutto dal clima in primavera, perché come sapete le api vanno sui fiori e quindi dipende se la primavera è piovosa, le piante sono in vigore, ci sarà tanta produzione. Considerando i cambiamenti climatici, in che misura ne risentono le api? Beh, negli ultimi anni le api ne risentono molto, a parte, cioè, non solo per il clima, anche per l'inquinamento che c'è, i pesticidi, e il cambiamento di stagione, che non abbiamo più un clima come prima, stiamo andando più verso un clima tropicale, quindi anche le api si sentono un po' disorientate e parecchie volte riescono anche a soccombere delle famiglie. Quindi è molto difficile tenere tutto sotto controllo, perché si è aggiunto il clima e poi soprattutto negli ultimi decenni anche una malattia che sarebbe una zecca dell'ape, che è la varroa, che è molto difficile da combattere. E anche questa purtroppo può portare alla morte di decine di arnie. Siamo ai primi di settembre, a che punto ci troviamo dell'attività apistica? Diciamo che questo periodo è un periodo un po' morto a livello di produzione del miele, perché diciamo che va da primavera fino a luglio su questa zona, perché poi abbiamo delle estati molto siccitose e quindi le piante vanno a morire e anche i fiori. In questo periodo si preparano al preinvernamento, che sarebbe che tutte le api le devi preparare con il miele per farli superare il periodo invernale, che sarà un periodo di magra per loro, perché non avranno fiori e cibo, quindi dobbiamo assicurare che loro stiano bene per ritrovarci a primavera prossima, che le api hanno mangiato e sono in salute. E ora Luigi, passiamo ai tuoi prodotti. I miei prodotti sono 5 tipologie di miele che riesco a produrre sulla zona, che includiamo l'acacia, il millefiori, la sulla, la melata, girasole,
Sulla zona prediligono queste coltivazioni. Poi a fine produzione il miele viene raccolto, differenziato per tipologia, smielato e invasettato. Luigi, passiamo alla parte tecnica. Allora, questa sotto è un'arnia che sarebbe la casa delle api dove vivono sia d'inverno che d'estate. Poi sopra c'è l'affumicatore che è uno strumento essenziale che produce fumo. Io dentro ci uso l'aiuta per fare fumo che calma le api quando è che l'arnia viene aperta e le api insomma si vogliono un po' ribellare, quindi col fumo le riesco a calmare. Poi la prima cosa c'è cioè, ed essenzialissima. È la tuta che ti protegge dai pizzichi e poi si usa la leva per aprire l'arnia e ovviamente i guanti. Dopo ci vuole molta calma, soprattutto perché le api riescono anche a rendersi conto se sei un po' nervoso, se sei un po' nervoso e calma e pazienza. Lumiele. Luigi, da cosa deriva? Deriva dal mio nome e volevo proporre una cosa originale. Luigi, tra i prodotti dell'apiario non ho potuto fare a meno di notare queste graziose candele. Cosa sono? Sono delle candele che io riesco a creare tramite la cera dei telaini delle api, dove prima c'è il miele, dopo per non buttarle recupero la cera e riesco a creare delle fantastiche candele naturali 100% cera d'api. Poi mi ero dimenticato di dirvi che riesco a produrre anche del polline tramite delle trappole che vengono messe davanti le arnie. Le api quando vanno a raccogliere il polline c'è una piccola retina che fanno cadere questi piccoli granelli e questo è il polline. Luigi, una curiosità, come mai le arnie hanno colori differenti? Allora, da questo momento non sono più arnie, ma sono alveari perché sono popolate dalle api. Io poi uso colorarle in maniera diversa per semplificare alle api il loro ritorno a casa, in modo tale che non si confondono tra di loro. A proposito di pane, vi presentiamo il forno mini market Iovine situato al civico 115 di Corso Umberto I. Siamo qui con Donatella. Ciao Donatella. Ciao, buongiorno. Raccontaci la storia dell'attività commerciale. Allora, diciamo che vi ringrazio prima di tutto perché è la prima volta che mi capita di fare questa cosa e c'è l'adrenalina a mille. Niente, noi siamo qui dal 1977, i miei genitori hanno cominciato questa attività e poi noi abbiamo continuato a portarla avanti e va bene così. E abbiamo visto che vendete pane, pizza, ma anche altri generi alimentari, giusto? Sì, diciamo che nel nostro piccolo abbiamo un po' di tutto, cerchiamo di soddisfare tutte le esigenze. Grazie mille, Donatella. Prego.
di Vittorio Iovine, fratello di Donatella. Vittorio, raccontaci qual è la tua giornata tipica qui a Forno Iovine. Bene, la mia giornata è semplicissima, alzarsi la mattina presto, alle 3, e cominciare a fare tanti vari impasti, sia per i pomodori, per i panini, per le pizze e per il pane. Poi alle 7 quasi pronto tutto, pizze, filoni, panini, cornetti. E alle 8 esce il pane, poi ci mettiamo qui dietro al banco a servire a tutta la gente con tanta gentilezza e pazienza. Vittorio, e allora raccontaci pure della tua storia professionale, da quanti anni fai il fornaio? Bene, da quanti anni? Beh, ho 51 anni, quindi penso da 18 anni facciamo il calcolo, sono 33. Niente, la mia vita professionale è nata dopo il militare, facendo un anno di ferie, e quelle sono state le uniche ferie che ho fatto. Ho cominciato a fare il pane, sono andato un paio di giorni da un altro maestro fornaio, ho preso come la tecnica e da allora vado a mangiare tutti tranquillamente. E quindi sono felice e contento. Bene Vittorio, grazie per averci raccontato la tua preziosa esperienza e ricordiamo che il forno Mini Market di Iovine di San Giacomo è l'unico forno presente nel borgo, nel paese. E niente, se vuoi dire qualcos'altro, Vittorio? Niente, vi aspetteremo a braccia aperte con tanta gentilezza e pazienza e qualità. I due odori più buoni e più santi sono quelli del pane caldo e della terra bagnata dalla pioggia. Vivere era l'immagine di un campo di grano che ondeggia al vento sul fianco di una collina. Io ero un immenso cielo d'estate, all'alba su sconfinate distese di grano, ed il mio cuore una trillante allodola che misurava la serenità.
vino è uno dei maggiori segni di civiltà nel mondo. E perché meno ammiri la parola? Guarda il calor del sole che si fa vino, giunto all'amor che della vite cola.